talk about E.T. Benvenuti, è Marco Borgherese che parla, benvenuti a una nuova puntata di Talk About IT. Oggi parleremo, come sempre direi, di un tema estremamente interessante, in particolare delle linee guida AGID sul documento digitale, e affronteremo anche questo tema dalla prospettiva, ad esempio, delle piccole e medie imprese. Lo facciamo con tre ospiti d'eccezione che ci aiuteranno a muoverci nell'ambito di questo tema, e ovviamente a loro lascerò la parola per poter affrontare al meglio, diciamo, dalle loro diverse prospettive, diciamo, vedremo che cosa ci diranno rispetto alla digitalizzazione dei documenti. Lo facciamo in particolare, e introduco prima ospite, che è Patrizia Gentili. Benvenuta Patrizia. Grazie a voi per avermi ospitato. Patrizia è esperta di progetti di dematerializzazione della pubblica amministrazione presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID, ed è responsabile del servizio documentale e modelli di marcatura dell'Agenzia. E in questo ruolo ha coordinato la stesura delle nuove linee guida per la formazione, gestione e conservazione del documento elettronico, entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno. Quindi grazie per essere qui con noi. Introduco gli altri due ospiti, che sono Roberto Tursini. Benvenuto Roberto. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Roberto ha operato per circa 20 anni presso una multinazionale americana nell'ambito del settore postale, sistemi per ufficio. Nel 2007, Roberto, correggimi se sbaglio, corretto. Hai fondato un'azienda, Data Shredding, e poi nel 2013 Distruzione Documenti SRL, portando in Italia l'innovativo processo di distruzione on-site, direttamente quindi dal cliente, effettuato attraverso delle unità particolari, mobili per la triturazione, per eliminare in sicurezza i supporti analogici e digitali come hard disk e cassette. Questo, diciamo, per chi ci sta ascoltando è un tema essenziale ai fini della privacy, della sicurezza dell'informazione. Grazie Roberto per essere qui con noi. E infine Luigi Caruso, benvenuto Luigi. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Luigi è socio fondatore del gruppo CMT e nel 91 hai fondato CM Trading, diciamo, da sempre ti occupi di temi collegati allo sviluppo di soluzioni e servizi per la gestione documentale. Esatto. Ovviamente una carriera lunga, ma avremo modo di magari di dare qualche aneddoto anche successivamente. Intanto vi ringrazio per la partecipazione, e io partirei subito da Patrizia per chiederle, diciamo, alla fine, ma che cosa sono le linee guida AGID e perché sono così importanti, lo sono soprattutto in questo momento? Allora, intanto buonasera di nuovo. Le linee guida sono un momento importantissimo, diciamo, nella storia di questo lungo cammino per la digitalizzazione del paese, non solo della pubblica amministrazione, e sono il tentativo di dare una cornice unica alla normativa che riguarda appunto tutto quello che ruota intorno al documento
informatico. Cioè, finora noi abbiamo avuto una normativa molto frammentaria, quindi fatta da vari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece in questo modo noi abbiamo voluto dare un unico riferimento, quindi un unico punto in cui, diciamo, tutti gli operatori del settore, tutti coloro che chiaramente devono procedere in questo cammino appunto verso la digitalizzazione, possono trovare le norme di riferimento. Sono quindi l'attuazione concreta del codice per l'amministrazione digitale, che come sappiamo è il diciamo l'oggetto normativo che ha dato tutte le disposizioni che riguardano appunto la digitalizzazione, partendo appunto dalla validità del documento, la firma digitale, la posta elettronica certificata e insomma e quant'altro. Queste linee guida sono importanti in questo momento perché abbiamo visto proprio sulla nostra pelle, a causa di questo periodo infausto della pandemia, come la digitalizzazione sia l'unica via poi per continuare a sopravvivere anche in situazioni così estreme come quelle che nessuno di noi avrebbe mai potuto prevedere. E quindi senza il digitale penso che avremmo chiuso per malattia praticamente tutto. Privati, pubblici e nessun servizio sarebbe mai stato erogato. Ti riferisci, Patrizia, al tema ad esempio che abbiamo vissuto tutti quanti noi, non solo dal punto di vista professionale ma come cittadini, a ciò che è accaduto durante la pandemia, e quindi ti chiedo se ad esempio le prenotazioni vaccinali, il Green Pass o quello leggevo recentemente del progetto in PA, cioè tutto questo è ascrivibile, ecco, al processo di digitalizzazione e in qualche modo quindi il tema della digitalizzazione dei documenti è qualcosa che guarda, come dire, all'evoluzione dei processi, come dire, che caratterizzano la pubblica amministrazione, ma non solo, cioè non è più solo la versione elettronica del documento cartaceo, cioè noi questo l'abbiamo vissuto durante la pandemia, cioè abbiamo visto qualcosa che non esisteva e con il digitale abbiamo potuto reagire in maniera estremamente efficace. Assolutamente sì, perché abbiamo visto come i servizi erogabili appunto in modalità telematica ci hanno consentito ovviamente di continuare ad avere tutto quello di cui avevamo bisogno. Ecco, gli esempi che tu hai fatto ovviamente sono, diciamo, penso la punta di diamante di un lavoro enorme che negli anni piano piano si è costruito, perché la prenotazione per esempio vaccinale, che è stata, diciamo, una fase essenziale per uscire fuori da questo tunnel dell'orrore, ci ha permesso appunto di accedere a questo servizio in modalità gratuita e in modalità semplice, ad un servizio che altrimenti avrebbe portato ovviamente a dei problemi enormi. L'altro esempio che tu hai fatto, quello del Green Pass, quello per esempio è intanto è frutto di una collaborazione in ambito europeo, quindi è stato creato una nuova tipologia di documento digitale che viene esplicitato nell'ambito di quel simbolo, di quel QR code che noi troviamo all'interno del Green Pass e che in realtà è stato condiviso e definito insieme a tutti i nostri partner europei. Questo documento ci ha consentito chiaramente di essere riconosciuti come sani, safe, diciamo, dal punto di vista sanitario, attraverso tutte le frontiere dell'Europa. L'altro esempio che tu facevi in PA è una nuova sfida che viene lanciata appunto dal nostro Ministero della Funzione Pubblica, ed è quello praticamente di selezionare personale e risorse, quindi anche altamente qualificati, attraverso un processo che è completamente digitalizzato. Quindi bando
alle domande portate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, bando ai colloqui che avvengono o l'analisi dei curricula che avvengono con scrittura e sottolineatura con la penna rossa e blu come si faceva al liceo ai tempi nostri. Insomma, è diciamo ovviamente una grande novità, una grande sfida, un grande atto di fiducia nei confronti di chi poi accederà a queste piattaforme per presentare la propria candidatura. Però ecco, vorrei sottolineare l'importanza del Green Pass come esempio di nuova tipologia di documento digitale, cioè in quel simbolo in pratica sono racchiuse le informazioni che provengono da varie basi dati del sistema sanitario, basi dati che provengono dalle sistema sanitarie locali, cioè sono e vengono aggiornati in tempo reale, cioè io oggi faccio la vaccinazione, domani mi arriva il messaggio che il Green Pass è stato aggiornato con queste informazioni e viene letto attraverso delle applicazioni mobile che sono fruibili in tutto il continente europeo, quindi capite bene l'impatto e diciamo l'importanza e l'aiuto che ci ha dato in tutto questo periodo veramente terribile. Il fatto che tu lo sottolinei mi faceva pensare, come dire, proprio al cambio anche di passo, di pensiero che abbiamo riscontrato, come dire, un po' tutti in tutti i settori, ma ovviamente nella pubblica amministrazione lo abbiamo potuto apprezzare di più perché evidentemente siamo stati tutti coinvolti come cittadini. Ecco, da quello che capisco tu ci hai detto, è un lavoro quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo che non nasce ieri, ma che probabilmente ha ricevuto un grande impulso per esigenza durante la pandemia. Abbiamo capito, come dire, che occorreva affrontare le cose con un pragmatismo diverso, ma anche con una visione diversa, cioè il Green Pass, lo dico, come dire, per chi ci sta ascoltando, non era la versione digitale di un documento che quindi, come dire, trasferisci in digitale qualcosa che resta poi fisso, ma è un documento che nasce digitale come pensiero e come processo. Questo è, come dire, mi sembra una cosa da la nuova filosofia. Ti posso chiedere com'è? È la nuova filosofia. È una nuova filosofia. Cioè questo periodo ci ha, come dire, consentito di sopravvivere e secondo me ha convinto anche i più restii al processo di digitalizzazione che è l'unico modo per affrontare il futuro, il progresso, perché non è che è solo destinato ad un'emergenza, è il nostro modo, diciamo, per affrontare il futuro. Ti ho interrotto. No, era una giusta annotazione la tua. Ti chiedo, ovviamente, visto che stiamo parlando di cambio, come dire, di filosofia, ecco, di mindset, due cose. La prima, parlavamo, ecco, delle linee guida AGID, ovviamente, diciamo, questo probabilmente influenzato un po' dal nostro percorso storico, e linee guida non sempre sono, come dire, un messaggio che ci tranquillizza rispetto a due cose. Uno, ma queste linee guida sono consultabili da parte di tutti e dove le possiamo reperire? E la seconda cosa, diciamo, al di là della disponibilità di questa informazione, le linee guida sono qualcosa che si aggiornano di continuo. Ecco, quali sono, come dire, le linee guida delle linee guida? Cioè, come facciamo ad evitare che queste linee guida diventino qualcosa, come dire, che poi si va a declinare in più rivoli, cioè a disperdere quella sintesi che tu, come dire, richiamavi all'inizio, no? Diciamo, le linee guida raccolgono e racchiudono, e questo raccogliere e racchiudere non è un qualcosa che si fa solo una volta, ma è un meccanismo che si deve aggiornare di continuo. Ecco, e in che modo questo approccio, come dire, di semplificazione verrà seguito?
Allora, intanto le linee guida sono consultabili sul nostro sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, questo secondo proprio le indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, che è assegnato ad Agid il compito di legiferare su queste tematiche attraverso questo strumento flessibile delle linee guida. Flessibile questo per rispondere alla tua seconda domanda, nel senso che le linee guida sono uno strumento per normare aspetti tecnici legati quindi alla tecnologia e ad un'evoluzione che va più veloce quanto noi possiamo pensare, cioè oggi leggiamo uno standard, una nuova tecnologia, domani è già superata, è già obsoleta. E quindi di conseguenza noi abbiamo strutturato le linee guida in una maniera che ci consentono appunto di affrontare questo dinamismo, ossia abbiamo da una parte un corpus centrale che è quello che contiene la parte più strettamente legata alla norma e poi una serie di allegati tecnici che entrano nel dettaglio di ciascuno di un aspetto particolare. In questo momento sono sei gli allegati tecnici, ma la nostra intenzione è che questi allegati cambieranno nel tempo sia nel contenuto e sia nel numero, cioè nel senso che se ne possono aggiungere altri. In questa maniera noi avremo sempre uno strumento che ci cambia sotto gli occhi, ma non senza stratificare, cioè eviteremo quindi quel discorso di affastellare le norme una sull'altra facendo confusione, cioè entrando ogni volta in maniera abbastanza violenta e dovendo abrogare decreti precedenti, no? Se voi andate a leggere un atto normativo standard tradizionale, voi vedete che per la maggior parte c'è scritto questo comma è abrogato, quest'altro è sostituito da quest'altro comma, insomma diventa una cosa, uno strumento che è di difficile lettura se non per gli addetti ai lavori naturalmente, cioè addetti legali, cioè gente che ha una conoscenza di normative, di giurisprudenze, eccetera. Ecco, invece lo strumento delle linee guida non è indirizzato solo a persone che hanno questo tipo di skill, ma in questo, diciamo, essendo così dinamico ed essendo così scritte anche con un linguaggio semplificato e non articolato secondo lo standard dei decreti ministeriali, diventa semplice anche nell'applicazione e garantirà sempre di avere sotto mano l'ultimo strumento, l'ultima versione, diciamo, dello strumento che diventa quindi utile. Non so se ho risposto in questo modo alla tua domanda. Assolutamente, assolutamente sì. Quindi le linee guida, uno strumento, come dire, agile, pragmatico e a questo punto direi inclusivo, perché ci consente, ecco, rispetto a come a volte ci è capitato, stare in 7 pagine su 10 di premesso che, visto l'articolo, come dire, che poco ci dice, no, per chi vuole capire poi alla fine il merito delle questioni. Io direi di fare una pausa e di ritornare tra brevissimo per affrontare, diciamo, il secondo tema della trasmissione, che è quello della la prospettiva, la reazione anche delle piccole e medie imprese rispetto al percorso di digitalizzazione di cui stiamo parlando e ritorneremo a parlarne con Luigi, che quindi chiedo di prepararsi per qualche domanda, ecco, qualche spunto di riflessione insieme, e quindi vi dico a tra poco. Talk about IT. Bentornati a Talk About IT. Stiamo affrontando un tema estremamente interessante, che è quello della digitalizzazione più in generale, a partire dallo spunto delle nuove linee guida Agid per la digitalizzazione dei documenti. Nella prima parte della trasmissione abbiamo affrontato con Patrizia Gentili di Agid un inquadramento generale, ecco, della
in che cosa consistono le linee guida e un po' il momento storico in cui ci ritroviamo, che mi sembra estremamente positivo per ciò che riguarda il percorso di digitalizzazione del paese, perché non stiamo parlando, ecco, solo di pubblica amministrazione o di imprese da una parte. E volevo chiedere al nostro ospite Luigi Caruso come stanno reagendo, ecco, le piccole e medie imprese dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista. Ecco, sono consapevoli di questo percorso di, ecco, trasformazione digitale più generale? In che modo lo stanno affrontando, lo stanno percependo? Allora, Marco, è una domanda non semplice. Mi permetti, faccio una piccola premessa. Noi come azienda stiamo trattando questi temi da circa 30 anni. I temi che abbiamo trattato 30 anni fa erano temi principalmente organizzativi. Le aziende avevano accumulato e accumulavano tantissimi documenti cartacei e avevano un problema di consultazione e di occupazione, quindi, di spazio. A suo tempo, parliamo di 30 anni fa, il CAD non esisteva, il codice dell'amministrazione digitale non esisteva, e quindi l'unica cosa che si poteva fare con gli strumenti che avevamo a suo tempo, e chiaramente nel tempo sono migliorati, era quello di scannerizzare, quindi digitalizzare i documenti e renderli disponibili in una forma fruibile da più persone contemporaneamente, da ricerche, eccetera, eccetera. Dematerializzare, come si dice. Sì, diciamo quella che poi l'Agida ha definito come conservazione sostitutiva è stato quel concetto per cui io avevo, in alcuni casi, e poi lo affronteremo, la possibilità di effettuare un processo di conservazione sostitutiva che mi permetteva di buttare la carta, di non avere più disponibile la carta. È chiaro che il processo delle aziende è un processo un po' diverso forse di quello della pubblica amministrazione, perché le aziende, ripeto, continuamente combattono con documenti amministrativi, documenti legali, contratti, eccetera, eccetera, e purtroppo la consapevolezza degli utenti a utilizzare, diciamo, il video, quindi la possibilità di vedere un documento a video, eccetera, non è al 100%, quindi moltissime persone ancora oggi tendono a mi stampo il documento e me lo leggo, piuttosto che lo consulto a video. Ma questo, diciamo, è un problema di consapevolezza, di formazione, di informazione, eccetera, che sta andando avanti anche velocemente, perché diciamo che sicuramente il grosso passo c'è stato ormai 3 anni fa con la fatturazione elettronica, dove il concetto di conservazione sostitutiva è diventato concetto di conservazione digitale, cioè un documento nasce digitale e come tale deve essere conservato. E quindi, diciamo, la digitalizzazione è entrata in maniera abbastanza violenta nelle aziende, almeno per quanto riguarda i documenti amministrativi. E questo è stato un ottimo momento per noi. Parliamo di 3 anni fa, diciamo che con la pubblica amministrazione parliamo di più tempo, perché la fatturazione elettronica della pubblica amministrazione risale, se non mi sbaglio, a 5-6 anni fa. 3 anni fa, con la fatturazione elettronica tra il B2B, evidentemente questa metodologia di lavoro è entrata molto più forte. Ciò non di meno, ci sono ancora clienti, aziende, operatori che si stampano le fatture elettroniche, che, come sapete, non ha nessun senso, no? Però diciamo che il problema grosso delle PMI è fondamentalmente l'eliminazione della carta, che attualmente è ancora molto, molto preponderante all'interno degli uffici. Parlo per esempio di tutta la parte contrattualistica. Allora, nel periodo del Covid noi abbiamo avuto un grosso sviluppo del concetto di firma elettronica, quindi documenti mandati con strumenti tipo PEC, tipo mail, eccetera, eccetera, e firmati digitalmente. Quindi anche la firma digitale è un qualcosa che sicuramente in questo periodo ha preso molto piede, ma ancora una volta non c'è la consapevolezza l'informazione, cioè non c'è la conoscenza del fatto che se io prendo un documento firmato digitalmente e lo stampo, praticamente ne vanifico l'operatività, ne vanifico la validità,
ne vanifico l'opponibilità a terzi, perché poi fondamentalmente un documento contratto ha questo di problema, non il fatto di poter essere opposto a terzi. Lo stesso vale per esempio per le PEC. Allora, le PEC sono nate da tanti anni, sono nate in maniera molto allegra come la sostituta della raccomandata. Attualmente moltissime aziende mandano PEC, moltissime aziende archiviano le PEC, nel senso che le lasciano nel loro contenitore, quindi nella loro web mail, piuttosto dove le archiviano. Non tutti sanno che una PEC, se non viene portata in conservazione digitale, dopo 18 mesi perde il suo valore, perché le firme digitali dei provider non hanno senso. Quindi anche qui c'è un problema di conoscenza, di informazione, di conoscenza e informazione che purtroppo in questo momento non è molto sentita, anche perché, come diciamo, io faccio parte della sezione IT di Confindustria, si dice che finché l'informatica è considerata un costo e non un beneficio, evidentemente questo non è un momento di spendere soldi. Questo è il concetto che traspare spesso. Non di meno, diciamo, noi come azienda facciamo di tutto perché, per cui la parte di carta, di conservazione, di ottimizzazione delle risorse, eccetera, eccetera, sia fatta e assolutamente in forma digitale. No, seguendo le normative dell'AGID, seguendo il CAD, seguendo tutte quelle che sono le regole normali, le regole che sono state emesse negli ultimi anni dall'AGID, ma fondamentalmente queste sono regole per, come dire, congelare il documento, per farlo diventare opponibile realmente a testi. Nell'operatività normale il documento non viene trattato le norme di conservazione digitale, viene trattato come norme di conservazione digitale dopo un periodo di utilizzo, quindi per un'archiviazione meno standard, no? E quindi questo è quello che abbiamo notato, che sentiamo noi a livello di imprese, a livello di trattamento organizzativo dell'azienda. E quindi un tema, Luigi, di da una parte di informazione, di consapevolezza. Dall'altra mi pare di capire che questa poca informazione o non sufficiente adeguata informazione e consapevolezza anche sia frutto del fatto che le aziende interpretino eccessivamente, ecco, la digitalizzazione in questi termini come frutto di un adempimento, di una necessità. Cioè noi aziende, quindi mi ci metto anche io, noi aziende abbiamo bisogno, come dire, di una spinta per fare una evoluzione, perché è ovviamente anche un'evoluzione di carattere organizzativo, e quindi ovviamente ne ha a detrimento sia la digitalizzazione, ma più in generale, come dicevete, l'informatica, quindi volendo usare un termine, come dire, un pochino riduttivo, è un costo. Forse dovremmo agire, e secondo me in parte lo stiamo facendo, anche sulla scorta dell'esperienza che richiamavamo prima con Patrizia Gentili, no, che abbiamo vissuto noi come cittadini. Cioè, non mi interessa più tanto il processo, cioè io vedo, tocco con mano il beneficio, cioè parliamo del a che cosa serve, ecco, la prenotazione vaccinale, cioè a parte che è autoesplicativo, ma noi abbiamo toccato con mano che non ci interessava il meccanismo interno, cioè avevamo bisogno di prenotare il vaccino, l'abbiamo fatto ragionando in questi termini. Forse dovremmo trovare quelle occasioni, no, per ragionare sui bisogni delle aziende, non come adempimenti, ecco, un po' come abbiamo, immagino, vissuto tutti quanti noi la fatturazione elettronica, cioè, ok, prima si faceva in un modo, oggi ci dicono che è obbligatorio farlo in un altro modo. Il perché, il per come, non ci abbiamo tanto ragionato. Ma Marco, se posso dirti, in ambito amministrativo la digitalizzazione sicuramente ha fatto grossi passi. Le aziende, vorrei dire parecchie aziende, anzi tutte le aziende oggi hanno un sistema di archiviazione digitale, di conservazione digitale per le fatture, spesso e volentieri ce l'hanno per tutti i libri contabili, spesso e volentieri ce l'hanno per tutti i documenti contabili,
più o meno provenienti da documenti digitali. Faccio un esempio: gli estratti conto della banca vengono ancora regolarmente scaricati in PDF e poi portati in conservazione come documenti analogici, perché un PDF è un documento analogico, e poi digitalizzato col percorso, col processo della gestione dei dati digitale, no? Quindi diciamo in fase amministrativa è abbastanza è un processo abbastanza conosciuto. Quando parliamo di tutti quei documenti che sono documenti invece a valenza legale, il problema è un pochettino più complesso. Allora, intanto forse c'è ancora non troppa cultura anche lato diciamo avvocati, giustizia, eccetera, no? Così come non ci sono gli strumenti. Se io devo portare una ricevuta di una PEC a un giudice per validare il fatto che io abbia mandato quella PEC, beh, non posso stamparla, perché se la stampo non ha nessun valore, no? E purtroppo, giustamente, Patrizia sorride e mi fa piacere che, come dire, dall'agida arrivi un sorriso, però io ne ho sentite tantissime di queste, così come a volte capita che gli ispettori della Guardia di Finanza dicano: no, mi stampi le fatture, io vengo a vedere dopo. Dico: ma come? Ho fatto un processo di conservazione digitale, ho speso soldi, ho seguito le norme di Agid, sono compliance, sono unisincro, sono tutto quello che devo essere, e poi tu me le fai stampare, dico: aiuto, no? Quindi questo c'è. Poi dall'altra parte c'è un aspetto legale, perché voi conoscete i contratti, immagino che ognuno di noi abbia visto il contratto, e il contratto è articolo 1, articolo 2, articolo 3, articolo 4, firma, clausole vessatorie, seconda firma. Allora, se io firmo un documento digitale, se io firmo con una firma digitale, sto firmando l'intero documento, non devo mettere due firme, ne metto una sola. Allora è evidente che è importante che ci sia un processo di, permettetemi di dirlo, reingegnerizzazione dei contratti. Perché avere un contratto che si firma due volte, quando io in realtà sto firmando un documento digitale, e penso che chi più di Patrizia mi può dire che quando io firmo il file, ho firmato il file, ho preso visione, ho firmato il file, con tutti gli ammenicoli del caso, ma non ho messo tre firme, no? C'è qualcuno dei nostri clienti che dice: no, ma mi devi mettere tre volte la firma perché c'è questo, c'è quell'altro. Ecco, questo non sposa con la digitalizzazione, perché poi che cosa succede? Che le firme digitali hanno, oltre a essere digitali, hanno una parte analogica, perché magari uno ci mette l'iconcina della propria firma, no? Quindi uno è contento se la stampa e dice: evviva, ho il mio contratto che è firmato digitalmente, in realtà c'è un pezzo di carta con uno scarabocchio sopra che non si sa chi l'ha fatto. Ecco, questa cultura posso dire che non c'è. In termini amministrativi c'è, ripeto, libri contabili, addirittura siamo arrivati a digitalizzare anche qualche assemblea dei soci, verbali d'assemblea, cioè cose abbastanza pesanti, perché i consigli di amministrazione devono avere la firma digitale al momento, firma qua, firma là, quindi qualcosa del genere abbiamo fatto. Però finché arriviamo alla contabilità di base, all'amministrazione di base, siamo assolutamente, diciamo, ripeto, cioè, quando siamo all'interno di un silos, quando ci muoviamo per unire i puntini in un processo, diciamo, più organico. Quindi, quando parliamo di tutto quello che non è amministrazione, no? Cioè la PEC che arriva dall'avvocato, piuttosto che il contratto firmato da, piuttosto che, fatemi dire, i Q mandati ai clienti, ai dipendenti, piuttosto che, non so, tutte quelle che sono le contestazioni che possono avvenire, no? Tutto quello che è il mondo, poi, diciamo, non necessariamente il core dell'azienda, ma che è il corollario, che comunque produce una tonnellata di carta. Ecco, su questa cosa siamo un po' indietro, ecco, forse un po' indietro. E ripeto, non è neanche così facile farlo, no? Perché noi siamo accreditati a Agid nel vecchio ordinamento, no? Dell'accreditamento Agid, Patrizia lo conoscerà sicuramente, ci stiamo iscrivendo al marketplace, e diciamo che i processi di conservazione digitale, no? Quelli appunto norme CAD, Unisincro e compagnia cantante, sono processi che congelano il documento, e normalmente questi processi si fanno con una periodicità variabile, addirittura annuale per le fatture, non c'è bisogno di conservarle una per una. C'è un cliente che ci ha chiesto di
conservare le singole fatture una per una. Io ho detto, guarda che non serve. Dice, no, io voglio tutte le fatture firmate e marcate una per una. Dico, forse è bene che lui si legga un po' di normativa Agid, ma comunque, vabbè. Quando parliamo di questi processi, sono processi che non sono, mi permetto di dire, operatività. Sono un metto da parte i documenti perché se devo porli a terzi ce l'ho conservati e posso dimostrare che sono esattamente quelli che ho fatto 20 anni fa o 10 anni fa. No? Nell'operatività c'è questa dislessia tra io mi stampo la carta perché vedo lo scarabocchio di Luigi Caruso, no? E questo poi alzo la palla a Roberto, perché quando parliamo di scarabocchio o di scannerizzazione di firma viene fuori un inferno, perché non è così semplice avere la possibilità di distruggere la carta solo banalmente scannerizzandola e basta, e conservandola digitalmente, perché voi sapete che una perizia calligrafica su una firma scannerizzata non è vero che non si può fare, ma non si può fare neanche correttamente. Quindi una per tutte, le ricevute di ritorno delle raccomandate. Le ricevute di ritorno delle raccomandate è un macello buttarle via, perché c'è questa benedetta firma che è un qualcosa di manoscritto e quindi sicuramente difficilmente dimostrabile che era in un momento del genere. Come sempre dico, e mi taccio, io credo che quando si parla di opposizione a terzi, io dico, se siamo davanti a un giudice per decretare se quel contratto è stato firmato o no, allora abbiamo un problema di originale del documento. Se stiamo discutendo dell'articolo 5, dell'articolo 27, a nessuno interessa se è stato firmato o no, perché ci abbiamo davanti tutti e due un pezzo di carta e sappiamo che è quello che abbiamo firmato 10 anni fa. Questo è, diciamo, il problema. Grazie Luigi, io a questo punto, poi dopo mi farebbe piacere anche sentire un commento di Patrizia, però visto che l'abbiamo tirato in causa, andiamo direttamente da Roberto Corsini, perché stiamo parlando di documenti e la tua azienda si occupa di distruzione anche di documenti e quindi facci capire, rispetto alle cose che ci stiamo raccontando, perché ancora oggi abbiamo bisogno di gestire la documentazione cartacea. In qualche modo Luigi ce l'ha rappresentato, abbiamo un'imponente infrastruttura di relazioni economico, commerciali, contrattuali, stiamo andando a toccare un po' le radici della vita delle aziende e delle persone. Quindi, innanzitutto, di che cosa vi occupate e perché dobbiamo ancora parlare, per quanto tempo, di questa gestione dei documenti rispetto, anche lì ci verrebbe da dire, passiamo subito tutto sul digitale. Questo sarebbe la cosa più auspicabile, però sono dei percorsi che sono ancora, a parer nostro, ancora un pochino lunghi da percorrere, anche se sono state date delle notevoli spinte, come è stato detto poc'anzi. Io, da quello che ho potuto vedere nelle linee guida, fondamentalmente è stato rimarcato quanto evidenziato dalla normativa precedente, no? Ponendo l'attenzione su tutto quello che è la gestione del processo documentale, no? Dalla sua creazione, la gestione, conservazione e non ultimo anche il cosiddetto scarto, no? È quello che noi facciamo. In ambito pubblica amministrazione, quando si parla di scarto, si parla fondamentalmente di eliminazione di documenti che hanno esaurito una loro validità giuridica amministrativa e quindi vengono ritenuti privi di interesse storico. E quello che abbiamo potuto notare noi nel nostro campo, il nostro core business chiaramente è l'attività di eliminazione delle informazioni, no? Però
prima di distruggere, come diceva anche Luigi e Patrizia, ci sta un lavoro da parte di molte aziende di cercare di dematerializzare fondamentalmente, no? E quindi i macro aspetti che abbiamo notato che impattano sui nostri processi attuali quali sono? Fondamentalmente che, a meno che il documento non nasca digitale, come è stato detto prima, come nel caso delle fatture, come nel caso della certificazione Covid e così via, eccetera, l'impatto maggiore lo stiamo avendo dal punto di vista gestionale, perché la conversione da analogica a digitale con la successiva distruzione fisica di archivi cartacei è determinata o perché sono scaduti i termini di ritenzione temporale obbligatori per legge, no? Quindi le fatture io le conservo per 10 anni, dall'undicesimo io posso tranquillamente distruggerle, no? E quindi ho questa carta che noi andiamo a processare e quindi mettere in sicurezza. Dall'altro, la cosa interessante è che con l'applicazione dell'articolo 22,1 del CAD, ossia la conformità del documento scansionato rispetto all'originale garantito da pubblico ufficiale e notaio, la quantità di carta è incrementata notevolmente da eliminare, no? Però quello che abbiamo notato noi è che questa conversione viene fatta sempre in funzione più di una fruizione del dato che non per un'effettiva conformità normativa o a tutti i rischi, a tutti i benefici legati alla conservazione digitale del dato stesso, no? E questo potrebbe essere dato da diversi fattori. Fattore economico, convertire un documento da analogico a digitale costa non poco alle aziende, per cui molte di loro preferiscono remotizzare gli archivi fisici, esternalizzandoli, no? Digitalizzare alcune classi documentali, no? Quello che diceva prima Luigi è emblematico, cioè un cliente che deve digitalizzare fattura per fattura, cioè è un qualcosa che non esiste, oppure digitalizzare con quel minimo di metadatazione che serve soltanto per cercare alcune classi documentali. Per cui molte realtà che cosa fanno? Esternalizzano, aspettano la scadenza temporale di ritenzione obbligatoria per legge, dopodiché distruggono, no? L'altro discorso qual è? È che molte realtà si liberano o desiderano liberarsi della carta digitalizzando soltanto, ma non andando in conservazione poi sostitutiva, quella che effettivamente potrebbe interessare e smarcare tantissimo, per un discorso, come diceva Luigi, di proprio gestionale, riduzione degli spazi dove poter stoccare dei documenti e soprattutto anche un discorso di sicurezza. La carta genera praticamente delle incombenze e dei rischi per le aziende legate ai carichi di incendio, ad esempio, oppure ai carichi statici degli edifici, no? Se questi archivi non vengono messi praticamente a piano terra. Io personalmente ho visto degli archivi di amministrazioni comunali al quinto piano in zone sismiche, quindi dico subito bisogna prestare estremamente attenzione sotto questo aspetto. Quello che poi quindi, abbiamo notato, si guarda da quello che mi pare di capire, dal tuo osservatorio, dalla tua esperienza, sì, prevale ancora oggi un po' la visione di quanto mi costa, assolutamente, di quanto sì, valore produce, esatto. Esatto, di per sé o in termini prospettici. Questo ovviamente per chi ci sta ascoltando, stiamo osservando, come dire, in particolare quei processi, quei momenti della vita delle aziende in cui oggi c'è bisogno, come dire, di un documento cartaceo o anche di un documento cartaceo, e quindi quando ci si pone la scelta se o in che termini, come dire, digitalizzare quella documentazione. È escluso, diciamo, da queste considerazioni, ecco, quei processi che prevedono, come dire, la nascita del documento digitale, assolutamente. Però devo dire,
al di là, diciamo, un po' degli aneddoti di quelle esperienze in cui ci sarà capitato a tutti noi, Luigi ci ricordava qualche caso in cui, nonostante magari quei processi, nonostante gli strumenti totalmente digitali, magari comunque incorriamo nella stampa del documento, o per un tema, ecco, di cultura, e quindi preferisco, o anche perché magari dall'esterno qualcuno ci richiede di uscire fuori un po' da questo meccanismo, come dire, che teoricamente è diventato più semplice. Se permetti, Marco, volevo dire, comunque queste linee guida dell'Agit, no? Hanno comunque un loro valore, almeno dal nostro punto di vista, un loro valore, perché contribuiscono fondamentalmente a sviluppare la sensibilità e la responsabilità, e anche un approccio basato sulla valutazione del rischio da parte dei responsabili o delle figure chiavi aziendali, per quanto riguarda proprio la gestione olistica del documento, no? Per cui non è che ci si deve concentrare soltanto su una fase, ma sull'intero, sull'intera gestione, sull'intero processo. Ad esempio, nel passato un semplice scarto d'archivio veniva fatto in ordine soltanto di liberare spazio, e proprio perché venivano considerati documenti privi di valore storico, potevano essere gestiti in qualsiasi modo. Addirittura ci sono dei decreti regi del 39 con il quale uno scarto d'archivio doveva essere dato alla Croce Rossa, no? Quindi è tuttora c'è questa cosa qui. Invece con queste linee guida, con tutti i riferimenti normativi che ci sono legati, ad esempio il GDPR e così via, abbiamo notato che queste figure chiave nell'ambito delle aziende, delle pubbliche amministrazioni, stanno ponendo sempre più attenzione a quelli che possono essere i processi di sicurezza, di gestione del rischio, delle attività di nomina, ad esempio come terzi responsabili, sulle verifiche delle certificazioni e garanzie adeguate che questi provider esterni che erogano questi servizi devono provvedere. Ad esempio, a noi ci chiedono le modalità di distruzione utilizzando determinati standard internazionali, il tutto per far sì che si possa dimostrare la conformità nell'ambito della gestione del trattamento del dato, ad esempio in ottica GDPR, in ottica Agit e così via. Questo è un aspetto che noi riteniamo interessante, un driver molto... Mi sembra molto interessante, grazie per averlo segnalato, anche per un richiamo, come dire, ad esempio ai temi di GDPR. Mi veniva in mente, come dire, proprio GDPR per quello che, come dire, ci avete un pochino raccontato e rappresentato, e magari su questo chiedo un commento a Patrizia, cioè... Dovremmo, nell'ambito tutti quanti noi, e mi sembra che ad esempio le linee guida vadano in questa direzione, ragionare by design, così come, ecco, la comunità europea ci ha invitato a fare per ciò che riguarda la GDPR, cioè non faccio più gli adempimenti, e anche io, pubblica amministrazione, stakeholder in generale, non vi do solo una serie di prescrizioni. No, ma vi invito a ragionare in una maniera diversa, ecco, per arrivare poi a unire un po' i puntini, ad avere una visione, come dire, olistica. Tu definisci dei documenti, mi viene da dire in generale sui processi, no, della vita, ecco, delle aziende, della pubblica amministrazione, dei cittadini, in modo da avere un percorso che guardi al digitale come lo strumento, no, che abilita, ecco, dei processi pensati in maniera diversa. Luigi ci diceva, il vero punto sui contratti è magari cambiare le regole del gioco dei contratti, quindi occorre fare degli interventi normativi, occorrerà, come dire, non fare in modo che il digitale insegua il contratto così come è stato immaginato per essere sottoscritto, no, su carta, ma va ridisegnato immaginando e considerando i nuovi strumenti. Da questo punto di vista mi sembra che uno degli elementi, Patrizia, che, come dire, unisce un po' la visione in particolare delle aziende, perché su alcune cose abbiamo fatto secondo me tantissimo, c'è ancora un percorso da fare, e perché fatichiamo
a guardare il valore che c'è dietro a un percorso di trasformazione digitale, no? Ragioniamo su mi costa di meno, oppure con questo riesco a rispettare di più l'adempimento. In questo senso, ecco, anche dal punto di vista dell'Agide, e se nelle linee guida in qualche modo c'è magari, ecco, un barlume di questa visione più positiva, no? Questa spinta a dire ragioniamo tutti quanti insieme su ciò che sono, come dire, le opportunità che arrivano da un percorso di trasformazione digitale, ecco, rispetto alle cose che anche ci hanno raccontato Luigi e Roberto, che, ecco, un tuo commento. E diciamo che la parola chiave è quella che ha detto prima Luigi, è la reingegnerizzazione, cioè quello che tutti questi GDPR, piuttosto che le linee guida, piuttosto che le linee guida ANAC, sono tutti strumenti, quindi non sono adempimenti, sono strumenti per migliorarci la vita, per migliorarci i servizi. Però quello che è importante è che non andiamo a digitalizzare l'analogico, cioè il processo va ripensato, e questo è lo sforzo grosso che bisogna fare e su cui, diciamo, noi insistiamo da anni, perché è la cosa più difficile, è proprio il cambio di passo, il cambio di mentalità, che porta e che dipende anche dal fatto che siamo ossessionati come paese al fatto di dover dimostrare, cioè questa parola opponibile a terzi è di fatto il driver che ci porta a fare una cosa piuttosto che un'altra, quindi se mi costa però devo per forza farlo perché è un adempimento che mi consente di opporre a terzi, allora lo faccio, no? La fatturazione elettronica ha avuto, chiamiamolo, successo perché è stato introdotto un obbligo assolutamente inderogabile, e questo poi nel tempo ha dimostrato invece che comunque, oltre ad essere un obbligo inderogabile, è un grande vantaggio per le aziende soprattutto, perché diciamo ha portato ad una tracciabilità e ad una riconducibilità immediata di tutto quello che viene effettuato dall'azienda, evitando per esempio un sacco di perdite di tempo in ricorsi o gestione, diciamo, di errori, no? Da parte anche della pubblica amministrazione che riceve queste fatture. E il problema appunto fondamentale è questa mentalità di dover dimostrare, no? Cioè siamo terrorizzati dal fatto che qualcuno ci chieda: vabbè, ma dove sta il pezzo di carta che dimostra che tu questo contratto lo hai effettivamente sottoscritto, che tu effettivamente hai portato questa documentazione di appoggio, e di fatto è il lato debole di tutto questo processo, perché finché non si cambia questa mentalità, e devo dire in parte la colpa ovviamente è proprio dell'imprinting della pubblica amministrazione, che tendenzialmente non si fida del cittadino o dell'impresa, cioè mentre all'estero, che ne so, nel sistema per esempio anglosassone è il contrario, cioè fino a che non viene dimostrato che un cittadino, un'impresa, l'interlocutore comunque dello Stato sia in cattiva fede, tutto quello che viene dichiarato è fa fede. Invece in Italia noi siamo al contrario, esattamente, cioè lo Stato per definizione pensa che dall'altra parte c'è qualcuno che vuole imbrogliare, che vuole truffare, e quindi tutto è improntato con questo sistema, diciamo, di essere più realisti del re, in cui ci sono controlli su controlli. E ecco quel discorso che faceva prima Luigi della stampa della PEC piuttosto che la stampa del contratto con la firma digitale, questo fa parte proprio di una mentalità, come dire, una specie di riflesso condizionato, che uno pensa che se non porta il pezzo di carta nessuno gli darà credito, nessuno crederà alla parola diciamo di un documento elettronico. E ovviamente c'è un problema di formazione, perché questo è l'altro sforzo che va fatto e su cui cerchiamo di insistere, cerchiamo di mettere risorse a disposizione, e spero che anche tramite i finanziamenti PNRR si abbia, diciamo, una svolta in questo senso. È, come dire,
fare degli opportuni percorsi di formazione, che non devono rimanere però ovviamente come dire, soltanto teorici, ma arrivare proprio ad una proprio a dei casi pratici, far capire praticamente, e questo percorso di formazione deve attraversare trasversalmente tutti i settori, quelli privati indubbiamente, ma anche quelli pubblici, perché il sistema giustizia che prima veniva gestito è vero che porta delle punte di diamante fatte dal processo civile telematico piuttosto che il processo amministrativo telematico, ma ci sono anche magistrati, giudici che comunque non accettano le PEC, preferiscono i documenti portati fisicamente attraverso il famoso concetto del camminatore. Cioè, abbiamo varie testimonianze di questo tipo. E chi è che si mette a discutere con un giudice dicendo no, tu non puoi rifiutare una PEC perché questa è la legge e se no io ricorro al difensore civico? Penso nessuno, ovviamente. E questo è l'altro punto debole, quello del difensore civico, che era stato inserito già negli anni con l'idea che ciascuna amministrazione avesse un proprio difensore civico, no? A cui appunto i cittadini potevano rivolgersi per denunciare delle mancate applicazioni del CAD. Dopodiché è stato istituito invece, è stato centralizzato questo istituto del difensore civico presso l'agenzia, presso di noi, però rimane il problema che il difensore civico ha un, come dire, non ha un potere coercitivo, ha un potere solo cosiddetto di moral suasion. Adesso con l'articolo 18 che introduce anche un potere sanzionatorio a carico dell'AGID, forse diciamo che diventa più semplice agire su determinati fattori. Rimane sempre il discorso che appunto soltanto attraverso la coercizione si riesce poi a forzare determinate mentalità e determinati modi di lavorare. Grazie Patrizia, mi pare che ecco, dalle cose che ci siamo raccontati noi siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata, poi magari chiedo a Luigi e Roberto se hanno un ultimo commento. Da quello che ci avete raccontato emerge comunque un'esigenza, ecco, di proseguire su un percorso, ecco, di rinnovamento, evoluzione, ecco, culturale di base. Da quello che ci avete raccontato, di cui vi ringrazio, emerge secondo me una prospettiva estremamente positiva, nonostante mi pare di capire che ci sia ancora molto da sudare, da faticare, e per quanto mi riguarda vi ringrazio non solo per le considerazioni che avete deciso di condividere con noi, ma anche evidentemente per il percorso professionale diverso che ciascuno di voi ha fatto, ma che ha contribuito ad essere qui dove siamo e poterci dire che tante cose sono state fatte. Grazie in particolare, Patrizia, devo dire, consentimi un commento personale, emerge da quello che tu ci hai raccontato una grande consapevolezza della pubblica amministrazione, anche no, di quelli che sono i limiti. A volte noi nella nostra semplificazione da bar c'è una contrapposizione tra cittadini, Stato, imprese, mentre invece, ecco, raccontandoli le cose emerge che c'è grande consapevolezza di ciò che c'è da fare, anche delle difficoltà, e quindi già questo è un grande passo, un passo in avanti, e c'è una visione estremamente moderna della pubblica amministrazione, dello Stato, di ciò che dovrebbe essere. Ecco, il fatto innanzitutto di, se arrivassimo affinché lo Stato ci guardasse, ecco, non partendo dal fatto che magari siamo tutti in malafede, ma con la buona fede per definizione, poi magari andiamo per differenza. Però secondo me siamo sulla buona strada, dobbiamo anche ringraziare, ecco, chi come professionalmente e come attività imprenditoriale, come Luigi e Roberto, ecco, dai tempi in cui dematerializzazione, no Luigi, si parlava della versione digital twin, no? Facciamo la versione digitale di questo documento cartaceo. C'è un pensiero che è entrato forse anche
in ragione di questi 3 anni estremamente complicati, però abbiamo fatto un passo in avanti, no? Assolutamente. La pubblica amministrazione ha fatto, se mi posso permettere, degli enormi passi avanti. All'interno della pubblica amministrazione noi oggi, qualsiasi cittadino, come dire, al di là dello speed, no? Che forse per una resistenza al cambiamento è un qualcosa che è difficile. Io sono un informatico e dico, fare lo speed, usare uno speed è difficile, però va bene perché c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di privacy, eccetera. Però al di là di questo, oggi non c'è un documento che non posso fare online, non posso avere un documento online, qualsiasi cosa, cioè quasi tutti i comuni, le amministrazioni, i ministeri, quindi questo sicuramente è una cosa importante. Diciamo che poi, come al solito, c'è il problema dopo, nel senso che questo documento io dovrei tenermelo su una chiavetta e portarlo in giro su una chiavetta, perché sennò torniamo al discorso di partenza, no? Cioè torniamo al fatto che io mi scarico il mio certificato di nascita, chissà se ce l'hanno ancora, e poi me lo devo stampare perché lo devo portare a qualcuno. E il problema grosso è questo qui, capisci? Cioè, da una parte si analizza, quindi ripeto, tanto di cappello per quello che ha fatto la comunicazione negli ultimi anni. E il problema, come dicevamo prima, c'è un problema sicuramente di resistenza al cambiamento, che è fortissima da parte di tutti, no? E quindi ancor più onore a chi è riuscito a fare, a scavalcare questa resistenza e quindi avere l'idea di fare quello che abbiamo fatto. Dall'altra parte però dobbiamo lavorare, giustamente Patrizia diceva, l'opponibilità a terzi è la cosa più delicata, giustamente, ma l'opponibilità a terzi è quella che ci ha abituato a avere la carta, quindi, e l'opponibilità a terzi si chiama avvocati, giudici, guardie di finanza, cioè si chiama Stato l'opponibilità a terzi, fatemi dire, al 90% delle volte, diciamo, vorrei dire al 100%, perché se io avrò da discutere, spero mai, con Roberto su un contratto, non è più una cosa tra me e lui, ma diventa tra me e lui, con in mezzo lo Stato, che sia il giudice, che sia l'avvocato, chiamiamolo genericamente Stato, no? Quindi quello che bisogna combattere, secondo me, è proprio questo aspetto qua. Quello che bisogna fare, un grosso sforzo, è proprio questo, cioè il fatto che io veramente possa andare in giro con la chiavetta e farla vedere senza bisogno di stampare il mio certificato di nascita, piuttosto che tutti i documenti, diciamo, che servono. Io sono un amministratore di un'azienda e quindi c'è i vari documenti di validità del mio operato, piuttosto che eccetera eccetera, e che quelli io che faccio, li scarico, li cerco e poi li stampo, perché li mando a quell'altro, e il problema è quello lì, capisci? Il problema è quello lì. E, peraltro, mi permetto di dire che da 30 anni a questa parte gli strumenti sono immaginate cosa voleva dire scannerizzare 30 anni fa, no, cioè era praticamente quasi impossibile, i formati, le dimensioni dei file, i tipi di file, non voglio entrare in questi dettagli. Certo. Oggi si scannerizza con un cellulare, cioè io prendo un cellulare, faccio una foto, arrivederci, finito, no? E quindi quello su cui bisogna sforzarsi è quell'altra parte, è il fatto dell'opponibilità, permettetemi di semplificarlo in questo modo. Emerge forte dai vostri interventi, comunque, che mi pare che vi unisca, ecco, Patrizia, Luigi e Roberto, qui e ora, cioè bisogna farlo adesso, perché adesso più che mai abbiamo capito che certe l'abbiamo vissute, tema pandemia, le tecnologie, Luigi ce lo ricordava, ci sono. 30 anni fa abbiamo fatto un salto quantico, c'è solo da scegliere. Vi suggerisco, andiamo a guardare anche cosa ci potrà consentire la blockchain, magari su alcuni aspetti dove affidiamo alla decentralizzazione invece che alla centralizzazione, ma questo è solo per dirne uno, è qui e ora, oggi, e non significa che domani, ecco, tutto quello che abbiamo raccontato che c'è da fare lo faremo in un giorno, però questo è il tempo giusto, questo, no, il messaggio che è un messaggio di speranza estremamente positivo, che ci deve stimolare, ecco, a non sederci ma anzi a proseguire sul cammino che abbiamo tutti quanti intrapreso,
Io, come dire, sono estremamente contento, ecco, di aver potuto fare questa chiacchierata con voi. Secondo me una delle cose importanti è anche fare un percorso di divulgazione, no, di consapevolezza. E lasciatemi dire, ritengo che quello che abbiamo fatto oggi è anche condividere con chi ci vorrà ascoltare, ecco, le informazioni per essere più consapevoli e quindi agire ognuno con il proprio ruolo, perché non ci sono solo le aziende specializzate del settore come, ecco, le aziende che rappresentano Luigi Caruso e Roberto Tursi, ma ciascuno di noi come cittadino, come imprese, deve agire in questo contesto. Quindi vi ringrazio e ringrazio, ecco, Patrizia per essere stata qui con noi, Patrizia Gentili. Grazie a voi di aver condiviso anche, ecco, averci fatto capire, ecco, che le linee guida, ricordiamolo, entrate in vigore dal 1 gennaio, le nuove linee guida relative, ecco, ai documenti digitali sono frutto di un percorso, di una storia che prosegue, ecco, nella sua evoluzione. Quindi grazie ancora per essere stati con noi. Invito tutti quanti a seguirci sui nostri canali social, a riascoltare i podcast di questa trasmissione. Ecco, noi siamo ovviamente digitali per definizione, lasciamo come web radio. Ringraziamo ovviamente per questa collaborazione, ecco, interessante e estremamente piacevole con la sezione T di Un'Industria, con la quale, ecco, condividiamo questo palinsesto di Talk About IT, e vi invito, ecco, ad ascoltare poi le prossime puntate e quindi alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci, buonasera.